libro Come ultima frontiera di Gianna Fabrizi. Anche quest'anno avete organizzato questo evento, mi sembra che sia andato piuttosto bene. Sì, è un evento appunto che inizia da un'idea dell'assessore Cerri e del dirigente Cateni nel 1999, insieme appunto a me e a Daniele Lusi, e abbiamo cominciato questa avventura, insomma, sono quasi 10 anni adesso, e il premio, insomma, è cresciuto nel corso del tempo, e quindi quest'anno siamo arrivati alla 5ª edizione, perché è un premio biennale. L'ho attaccato, non funzionava neanche il telefono, poi ho fatto per sedermi sul divano, ho visto che la merda ha sporcato anche il divano. La caratteristica è proprio il fatto che c'è una società di elettori composta da una 50ina di volterrani che alla fine poi elegge i vincitori, un vincitore per la narrativa e uno per la poesia. Pascale, prego. Carla Carloni Mocavero, a casa d'Amalia, per la narrativa. Sono insieme alla signora Carla Carloni Mocavero, vincitrice del premio Ultima Frontiera, con un libro di narrativa, della sezione infatti narrativa, dal titolo La casa di Amalia, specchio di James Joyce. Questa ispirazione da dove è arrivata? Beh, io è arrivata perché io abito a Trieste, nella casa dove Joyce faceva lezione alla sua allieva Amalia Popper, la sua allieva che è anche il suo amore. Noi abbiamo ricevuto intanto, cosa non è stata detta, 128 romanzi, quindi abbiamo fatto un lavoro abbastanza grosso, sono emersi 5, secondo noi di pari dignità. Questi sono stati proposti alla giuria dei lettori ed è emerso la Mocavero, che a mio modo di vedere, pur nella pari dignità, è forse la scrittrice più completa fra quelli che avevamo scelto. E soprattutto i contrastanti sentimenti delle donne abbandonate, come fu Amalia e come fu Giulia, ma che tutto sommato in fondo riescono a riaffermare la loro vitalità. Quindi un tema anche attuale, se si vuole. Sicuramente. Mocavero. Sì. Il tempo dell'attesa. La poesia. E sono insieme a Loretto Raffanelli, vincitore del premio della sezione poesie. Il tempo dell'attesa. Allora, prima di tutto, il tempo dell'attesa, che cosa significa? Ma è sempre difficile per un poeta dire della propria poesia, e quindi si lascia sempre, come dire, una sorta di segreto, una sorta di velatura, questo per la poesia ma anche per il titolo, quindi può essere tutto, può essere niente, può essere il tempo che ci attende, il tempo che ci manca, il tempo dell'affetto perduto. Raffanelli, come ha detto molto bene la professoressa Guidotti, è non soltanto un grande poeta ma un innovatore della struttura poetica. E poi c'è il premio alla memoria. E poi c'è il premio Ombra della Memoria, dedicato appunto a un autore che è un autore importante per noi, ma un po' dimenticato, diciamo, che noi vogliamo appunto riscoprire. Il premio Ombra della Memoria, un premio all'interno dell'iniziativa Ultima Frontiera, dato a uno scrittore che purtroppo non c'è più. E quest'anno è stato assegnato a Ottiero Ottieri, e qui con me la figlia, la signora Maria Pace Ottieri. Sì. Allora, ricevere un premio alla memoria, che impressione fa, che effetto fa? Bella, perché in quest'epoca di presente assoluto un premio alla memoria è già di per sé un premio importante e pensato, e tanto più nel caso di mio padre. Penso che per qualunque scrittore la minaccia peggiore sia quella di essere dimenticato.